prima di Gaetano Ricco, che ha avuto sempre un'intensa attività pubblicistica, ha sempre scritto molto, ma non ha mai raccolto in un volume le sue produzioni. Io ho conosciuto Gaetano Ricco all'inizio degli anni 90 ed era disperso dentro Bosco Capelino con le sue proposte di utilizzazione, anche una protesta per un progetto che non, lui non condivideva. E ho visto sempre questa personalità estremamente, anche un po' controcorrente rispetto al suo paese, sempre sorprendente, sempre originale, e dalla conversazione che poneva l'interlocutore sempre in una condizione di apprendere tante cose, dalle questioni religiose alle questioni politiche. Non c'è argomento che Gaetano non tratti e non ne abbia un proprio punto di vista originale. Passiamo al libro. Federico II è da sempre molto conosciuto nelle nostre zone, soprattutto per chi come me viene da un paese che si chiama Altavilla, con tutti i riferimenti a Costanza. Però i ricordi che ne avevamo era sempre quello del distruttore dei nostri paesi, quello che aveva rotto le mura, sotto le torri, quasi un personaggio da pulizia etnica, perché per esempio Altavilla si racconta questo fatto che tutti i maschi, esclusi gli infanti, nel 1846 furono condotti in maniera addirittura nelle botti, portati fino a Selle e uccisi. Quindi questo era il tipo di approccio che noi avevamo. Tanto che quando nel 1995 a Roma c'è fu un'importante mostra su Federico II, con un gruppo di amici decidemmo di andarci per renderci conto di persona di chi era questo personaggio, che cosa veramente aveva realizzato avevamo fatto. E avevamo l'impressione che tutto quello che sapevamo fino a quel momento doveva essere rivisto. Poi sempre accade nelle storie di ognuno di noi che l'argomento l'abbiamo messo da parte e quel libro non abbiamo più riaperto. Adesso ce lo fa riaprire Gaetano con questa opera, che non è un vero e proprio saggio, ma è come dicevamo prima, delle conversazioni così informali, il suo atto d'amore nei confronti di Federico, del Federico innovatore e modernizzatore in anni molto lontani da noi, praticamente 8 secoli fa. Colui che separa, che è capace di separare l'aspetto religioso e l'aspetto statuale nel governo del regno, colui che crea l'università, colui che dice a tutti che possono anche fare causa all'imperatore, che non gli succederà niente, cioè nel senso che comincia a porre le basi del moderno stato di diritto. Questo è, poi ci sono delle parti che poi toccherà Gaetano spiegare di altissima poetica, l'accenno solo, la storia dell'incontro che lui fa a Palermo, di una turista che porta una rosa rossa sgargiante adagiata sul Sena, che conduce Gaetano nei luoghi dove si è perduto Federico II. Sono parti che toccherà poi all'autore spiegare, neanche quelli che si diranno dopo di me in questa trattazione, che adesso passo a presentare, credo che siano capaci poi di entrare dentro questa parte così veramente molto personale, molto, molto bella, è la parte che mi ha sorpreso del libro di Gaetano. Allora, dopo di me parlerà innanzitutto il sindaco di Albarella, padrone di casa, ma anche, come dire, posso dire sodale di Gaetano Ricco in molte storie, anche se poi magari voi vi siete separati, vi siete, però come bella dei nostri paesi, vi siete sempre ritrovati. Poi il
quello che ha accompagnato Gaetano in questo sforzo di studio su questo aspetto della nostra vicenda, che è Enzo Molinaro. Poi dopo capiremo, io cerco di capire qual è il titolo, mi pare che vicepresidente dell'Accademia Federiciana che Gaetano ha formato, che poi ci spiegherà che cos'è e come funzionerà. Poi una persona che accompagna tutte le iniziative culturali che si svolgono nella Valle del Calore, che è il direttore Aldo Carrozza. Poi volevamo chiedere anche un breve indirizzo di saluto al nuovo assessore provinciale Miano, sempre disponibile. Da parte del moderatore c'è una disponibilità a... Poi, chiederò un po' di aiutarmi in questa attività di conduzione della serata, una persona che ha accompagnato me invece in questi ultimi 15 anni di attività giornalistica in questa zona, ottimo conoscitore per lui delle vicende storico-culturali, che è Bartolo Scrivizio. Adesso do la parola al sindaco di Albanella per un indirizzo di saluto che non è diritto, ma può entrare nel merito delle questioni. Grazie. Allora, buonasera e benvenuti a tutti nella sala comunale di Palazzo Spinelli. Mi sentite? Sì? Più in fondo, sì. Allora, io saluto tutti quanti, tutti voi, Gaetano Ricco, l'amico Gaetano Ricco, alla mia destra, alla mia sinistra, l'amico professore, il dottor Aldo Carrozza, Oreste Fontola, che lo ringrazio per quello che mi ha detto, poi il vicepresidente Vincenzo Molinaro dell'Accademia Meridionale Federico II, qui presidente, come sapete, è Gaetano Ricco, l'amico Bartolo Scandizzo, e poi volevo anch'io complimentarmi e ringraziare l'assessore all'agricoltura Mario Miano. Questa sera sono molto felice di essere qua perché, come dicevo Oreste, io Gaetano lo conosco da tanti anni e abbiamo condiviso, tra l'altro, ma c'è anche Oreste, quasi 9 anni di politica amministrativa nel suo comune, quando lui è stato degno vice sindaco nonché assessore alla cultura di questo comune. E devo dire la verità, Gaetano molte cose ha proposto e ha realizzato come politico, come amministratore di questo paese. Ne ricordava una delle tante, Oreste, l'oasi di Bosco Camerini, è stato lui a portare il mio a Albanella. Oreste diceva si era perso nell'oasi, per fortuna l'hai ritrovato. Per fortuna l'hai ritrovato. In giro all'epoca? No, in giro mai. Poi le cose che ha fatto Gaetano sono tante, alcune le ho dovute appuntare. Se abbiamo una biblioteca comunale dedicata alle cose verniere, è stata anche un'idea di Gaetano Ricco, riconosciamo. La promozione su vasta scala, territorio comunale, ma non solo, nazionale, di Nicola Vernieri, è stato Gaetano, insomma, ad organizzare tante serate letterarie, vi ricordate un po' tutti voi, molti visi conosco, sono stati sempre presenti a queste serate letterarie, è stato Gaetano che ha organizzato queste cose e le ha fatto molto bene, come sapete. È stato lui che ha voluto anni fa un libro sulla storia di Albanella, il primo volume, diciamo prima, oggi, facendo uno studio, diciamo, macro sulla storia di questo comune, inserita in un'area molto ampia di questa parte, diciamo, del Cilento, del Basso Cilento. È stato lui a promuovere il primo gemellaggio con un comune greco, comune che tra l'altro, come tutti sapete, oggi, diciamo, è stato accorpato a comuni più grandi per via di questa crisi profonda che in Grecia ha segnato moltissimo, ma non solo in Grecia. Se uno gira per il territorio di Albanella e vede delle lapidi e si ricorda che lì ha vissuto un poeta tipo Nicola Vernieri, tipo tanti altri, che è stato Gaetano a volere in quegli anni che si sancisse questa cosa, si mettesse questa pietra, questo punto fermo, a memoria, diciamo, a ricordo di chi visita Albanella e vede queste cose. Insomma, Gaetano è stato un punto di riferimento, lo posso dire, un po' di tutti quanti da un punto di vista culturale. Ha fatto delle cose importanti, ha scritto tantissimo,
finalmente la prima pubblicazione, questo libro Le tavole federiciane. Lui è molto legato a questa epoca storica, tra l'altro uno dei suoi due figli si chiama Federico, probabilmente sarà anche questo il motivo, dicevo, legato a questa epoca storica. D'altronde anno primo, quindi poi ci spiegherà cosa significa, ci sarà un anno secondo, un anno terzo, ed anno poi quando inizia è un fiume in piena, quindi bisogna, diciamo, assecondare questo corso, perché poi vi assicuro che, diciamo, è un livello molto, molto elevato. Quindi sono qui veramente, sono felice di essere a questa serata e sono qui anche per ascoltare, diciamo, questo lavoro, perché tutto sommato questa epoca storica di tanti anni fa, diciamo, l'ha un po' riletta Gaetano. Diciamo, delle cose le ha tirate fuori, noi, che noi non conoscevamo, che adesso abbiamo, grazie a lui, diciamo, la possibilità di conoscere tante sfaccettature di quest'area in quell'epoca dove sono successe tantissime cose. Un'altra cosa che volevo dire, ho detto prima che Gaetano è stato l'ideatore della prima pubblicazione sulla storia di Campanella, ho detto prima perché a breve ci sarà una seconda edizione. A differenza della precedente sarà un lavoro più micro, perché entriamo più nei particolari della storia locale, e tra l'altro Gaetano Ricco sarà autore di uno di questi capitoli, saranno diversi i capitoli. Gaetano si occuperà della rivoluzione napoletana del 1799, riletta ovviamente come storia di Campanella, perché Campanella ha avuto un vissuto importante in quel periodo. Un altro capitolo lo scrive anche Aldo Carrozza, che si occupa di Nicola Vernieri, e credo non solo, perché credo che ha preso anche l'impegno di scrivere ancora qualche altra cosa. Quindi, come vedete, Campanella ha questi personaggi molto importanti che si sono fatti da solo, perché Gaetano è uno che veramente ci ha lavorato sulle cose, ci ha creduto, ci ha messo tanta passione, tanto impegno, e credo che sia un onore per tutti, per noi come concittadini, per Albanella, avere una persona, un personaggio, una persona così importante che si dà veramente molto, molto da fare. Quindi sono qui a questo punto anche per ascoltare le cose che diranno i relatori, ma in particolare Gaetano, che sono cose che io so per certo che quando scrive lui le sente anche e le vive pure, perché veramente si ci impegna moltissimo nelle cose che fa, e molti di voi qui presenti lo sanno molto bene. L'ultima cosa che volevo dire, me ne scuso perché Gaetano, avevo pensato di portarti cosa strana che succede, perché da stamattina, anzi da tarda mattinata, aspettavamo la telefonata dalla gara sport, perché dovevamo ritirare una tanga. Cioè, è strano che è successo. Mi arriva un messaggio un paio d'ore fa dove mi dice: oggi è chiuso per lutto, quindi domani mattina ci sarà consegnato. Però non potevo, veramente non potevo, quindi ho stampato semplicemente il testo di questa targa che io voglio dare a Gaetano, e la porterò poi a casa, però volevo, diciamo, omaggiare Gaetano questa sera davanti a tutti. Il testo è il seguente: al caro amico professor Gaetano Ricco, per l'appassionato impegno a favore della cultura del nostro paese. Questo è quello che gli porterò a casa, non appena me la consegnerà. Tanto c'è la presentazione fatta come neo assessore della provincia, più nero. Non c'è. Ci sta poco. Ritornato. Domani assessore. Ma sono avvisato veramente come estimatore di chiedere il professore Gaetano Ricco. Perché mi sto appassionando dietro ai vari incontri che abbiamo avuto sul territorio, ai suoi profondi, sentiti racconti che fa di questo Federico II, ma nel nostro territorio. Quindi, voglio convidarvi un fatto che mi è capitato qualche mese fa. Mi sono ritrovato in macchina con dei piemontesi a cui ho fatto visitare il nostro paese, lo Cadaspio. Quando mi hanno chiesto qualche notizia inerente al castello, mi sono ritrovato a raccontare a queste persone pochissime notizie, ma che derivano da quello che tu di volta in volta ci comunichi in questi giorni. E venendo qui stasera, mi arrivo veramente a conclusione, per dire che siamo tutti quanti in attesa di capire. Io non ho avuto ancora modo di leggere il libro, ma sicuramente lo costruiremo, come merita una grande opera. Meglio che stasera, ho detto,
al netto di tutti gli impegni che sono scritti nell'agenda, la Gaetano si va perché anche per riconoscerti da dove possiamo e queste attività di natura di carattere immateriale, quello di dar vita a tutti questi appuntamenti sul territorio, arricchiscono la comunità, arricchiscono tutti quelli che hanno il piacere e hanno l'occasione di ascoltarti, ma arricchiscono anche con i ricordi, tutti gli appuntamenti che abbiamo avuto modo di svolgere in questi anni, da quando conosciamo, sono un arricchimento vero e proprio del territorio, non solo della comunità, ma dello spirito della comunità che sarà evitata di quello che andrò a svolgere. Mi prometto di dire, purtroppo dobbiamo che laddove lo ritiene opportuno la provincia, l'istituzione che rappresenta questa setta è a disposizione per accompagnarti in questo percorso territoriale che credo che ce n'è bisogno di portare in giro questa attività che tu da anni stai svolgendo, di portare a conoscenza delle scolaristiche di questo capolavoro a cui tu hai dato vita insieme agli attori che hanno partecipato ad Arte Marche, partorire questa opera. Grazie, vi saluto a tutti e vi dico bravo, continua così perché il territorio ha bisogno di queste persone. Grazie. Quindi in qualità di vicepresidente mi devo fare forza e coraggio e dirvi che questa sera, oltre al libro di Gaetano, presentiamo anche ufficialmente l'Accademia Meridionale Federico II di Svevia, che ha sede qua ad Albanella. È un pochettino un'idea, non un pochettino, è stata un'idea grandiosa di Gaetano, come tutte le cose che lui fa, non lascia niente a metà, di raccogliere notizie, atti e quanto tutto è possibile per promuovere non solo il periodo storico di cui noi ci facciamo portatori, ma anche la figura, come si è già intuito, grandiosa dell'imperatore Federico II, ma soprattutto quello che lo collega alle nostre zone, quello che poi in fondo ci interessa di più. Però voglio soltanto dire che la Fondazione Federico II di Iesi, il paese dove è nato Federico II, una delle fondazioni maggiori al mondo riguardanti la figura di Federico II, ha patrocinato la nostra associazione con una lettera scusandosi di non poter mandare nessun rappresentante perché anche loro sono impegnati in questo periodo in una serie di conferenze. Noi li ringraziamo e io ho fatto questi brevi saluti, vi ringrazio di nuovo per la partecipazione e passo la parola ai relatori che entreranno nel merito degli argomenti. Io penso che Gaetano sicuramente ci farà godere qualche aneddoto particolare riguardo a Federico, alcuni sono scritti nel libro, mi hanno molto impressionato le domande che Federico II ha fatto, che possiamo tranquillamente, per esempio, nello sviluppo di un incontro come con le scuole, ma anche con bambini piccoli, cioè se noi leggiamo il testo di quelle domande, già quello vale la pena per cui Gaetano ha scritto questo libro. Io domani stesso, dopodomani a scuola mia con i miei bambini, sicuramente da come sono state poste potrebbero sono attualissime quelle domande, perché oggi, caro Gaetano, tu hai fatto insegnante per tanto tempo, adesso ti godi la pensione, se non si sa interrogare è difficile anche che si riesca a dare delle risposte a quelli che sono gli interrogativi della vita di tutti i giorni. Quindi sicuramente Gaetano, secondo me, se interverrà dovrà approfondire questo argomento delle domande di Federico, che si poneva delle domande e le poneva alle persone giuste, a quelli che secondo lui dovevano, lui pretendeva le risposte. Aldo, non c'è bisogno di suggerire niente perché se lo conosco un poco è uno che arriva super preparato sugli argomenti, quindi immagino che parlerà diffusamente
degli altri aspetti che riguardano il libro. Per quanto mi riguarda, io pure mi sono preparato e ho tentato di affrontare un po' l'aspetto del motivo che ha portato Gaetano a costituire insieme agli amici un'associazione che si deve occupare delle cose che diceva Enzo prima. Quindi, non so, Oreste, dove andate? Io penso di fare un intervento, dopodiché loro potranno... Vado bene Gaetano, sì. Ovviamente il rischio quando si fanno queste cose, quando si parla e si va a un incontro degli amici, di un amico che ha scritto qualcosa, il rischio è di parlare poi della persona che ci ha convocato. Ebbene, mi sembra una coincidenza importante da segnalare. Io ho conosciuto Gaetano non direttamente, indirettamente, alla presentazione di quei libri che mi faceva cenno Giuseppe Capizzuto nell'aula consigliare del comune dove stava prima, e sto parlando di molti anni fa. In quell'occasione io ero da poco che vivevo ed ero ritornato a Rocca d'Aspide, e dopo che avevo sentito Gaetano raccontare, parlare di questi libri, ma soprattutto raccontare, gli scrissi una lettera. Questa lettera sia lui che io la teniamo ancora conservata, perché subito intuii, guardai, che per la prima volta che lo vedevo, lo sentivo, una persona appassionata, uno studioso serio e un uomo a cui la cui vita era proiettata nella cultura, anche se allora in qualche modo faceva anche politica. Le due cose, secondo me, non sono disgiunte, anzi, a me fa piacere che Mario Miano ha ricordato questo, perché anche chi in qualche modo si occupa di politica da tanto tempo può essere tranquillamente toccato dalla cultura. Anche se non ci frequentiamo sovente, io sempre ho seguito il lavoro dei docenti di Gaetano e di studioso, con attenzione interessata e con la consapevolezza di avere uno scrigno da dove attingere sempre a portata di mano. So che lui è felice se gli chiedo consiglio e consulenza, e io non ho timore di approfittare. Oggi sono felice per lui che ha pubblicato un libro che riempie la sua voglia di trasmettere ad altri la passione per un personaggio che più diverso di lui non potrebbe essere, Federico II. La pubblicazione, più che un libro, è un progetto di vita artistica e di impegno civile, tesa a perpetuare l'idea che la cultura storica e la passione per il bello e l'utile possa sempre aver vinta su ogni tentativo di occultamento dichiarato o subito, no, della storia e delle vicende umane. Le tavole federiciane, già alla prima uscita, hanno centrato l'obiettivo di accendere un faro sul tema che appassiona Gaetano, ma che, grazie a lui, oggi anche alla più vasta platea dei suoi amici e cultori della storia di questo territorio, trova un punto di riferimento certo per ogni iniziativa o progetto a riguardo. Siccome Gaetano è uno studioso puntiglioso, ha pensato bene di mettere nero su bianco come intende lui la divulgazione di un'idea, l'approfondimento di uno studio, il prendere da un'esperienza. Dopo aver immaginato, studiato e analizzato ogni aspetto della vita di Federico, ha ritenuto che, per quanto piccolo fosse il luogo dove questa voglia di conoscenza si è manifestata, solo con la redazione di un proclama e con la sua sottoscrizione da parte di chi più vicino a lui ha voluto condividere, potesse assumere la forma giuridica adeguata. Nell'atto costitutivo, infatti, redatto da Gaetano e sottoscritto dai soci fondatori, c'è l'essenza del progetto e la sua proiezione nel tempo futuro. Questo atto pubblico
ha l'ambizione di spostare ancora un po' più in là il momento dell'oblio da parte degli abitanti di questo territorio, che ne ha sentito dire, lo ricordava Oreste, in modo approssimativo e per luoghi comuni. Lo sforzo che si intravede dietro al progetto è quello di farsi carico del deficit di conoscenza intorno alla figura di Federico II, in generale, e di ampliare la platea degli interessati ad andare incontro al grande patrimonio di conoscenze, esperienze, intuizioni che nei secoli si è rivelato un serbatoio incomparabile di gemme per innumerevoli generazioni. A Gaetano, a tutto, in tutti i soci che hanno costituito l'associazione, auguro lunga vita e gli consenta e consenta a tutti loro di vedere realizzato e cresciuto il patrimonio collettivo di memoria storica collettiva. A noi che siamo suoi amici e in questo caso anche debitori di conoscenza, la possibilità di poterlo accompagnare insieme a tanti altri che avranno imparato da lui passione e metodo paziente e scrupoloso di lavoro di divulgazione culturale. Ecco perché appena sono arrivato ho detto: lei dammi questo foglio per aderire immediatamente all'associazione, alla nostra associazione, e per poter comunque continuare ad accompagnarlo ogni volta che lui avrà voglia di coinvolgerci in qualche iniziativa. Sarà la sorpresa finale, nel senso che questo sforzo di ascoltare, di partecipare, di essere venuti qua in questo periodo, come dire, già nel pieno del Natale, sarà premiato, non vi dico come. Per il momento prendetevi la lezione che da per suo vi farà Aldo Carrozzi, che è una parte del premio. Grazie per queste belle parole, Oreste, poi ti darò quello che ti ho promesso, grazie. Bene, io non voglio rubare molto tempo perché ho anch'io il piacere di ascoltare le cose che dirà Gaetano, ma non vogliamo per questo caricarlo di troppa responsabilità, perché doveva fare anche un intervento di 5 minuti, posso semplicemente dirvi grazie per essere venuti, questo è il libro che ho scritto, leggetelo, e buonasera, vediamoci qualcosa. Quindi sarà libero di fare quello che vorrà Gaetano, non deve rispondere alle domande che Federico II ha posto agli uomini di cultura del suo tempo. Bene, allora che cosa posso dire? Io porto un piccolo contributo, una testimonianza da amico prima di tutto, perché Gaetano è una persona che sento come amico, mi sento felice di averla conosciuta in passato, questa persona così speciale. Continuiamo il nostro rapporto di amicizia, spero che nel tempo sarà costellata da altre manifestazioni del genere. È una premessa questa che dovevo fare, glielo devo. Gaetano è una persona che mi ha spinto forse a fare le cose che non avrei fatto se fossi stato da solo, perché in questo deserto di iniziative culturali avere un amico, un compagno di strada che ti spinge a fare queste cose è importante. Quindi con piacere stasera ho accolto il suo invito ad essere qua per dire che il suo libro è un momento importante, non solo per lui che lo ha scritto, ma un po' per tutti noi, perché possiamo innanzitutto deliziarci ora con il libro di quel modo di essere di Gaetano che ci ha trasmesso quando ha fatto i suoi interventi in maniera verbale. Gaetano, quando parla delle sue cose, quando parla da storico di Federico II o della rivoluzione napoletana, di qualunque argomento e gli parli, c'è sempre il piacere di ascoltarlo con quei suoi piccoli aneddoti, quegli episodi che non sono scritti nei libri di storia. C'è questo piacere a scoprire il fatto che lui, per fare un intervento, ha dovuto fare una ricerca, ha cioè impiegato con passione il suo tempo per trovare quello che sta dietro il velo ufficiale delle pagine di storia. Gaetano è un ricercatore e ci consegna questo suo modo di essere in maniera così naturale da far sembrare le cose semplici, invece non lo sono. Dietro questo suo modo di trasferirci le cose c'è un lavoro, c'è un impegno, e noi glielo dobbiamo riconoscere
però ringraziamo per questo. Permettete quindi a questo punto di fare un applauso proprio per la Allora, quando qualcuno scrive un libro ci deve essere un motivo per il quale il libro va scritto. Non si può scrivere un libro dicendo delle cose scontate, dicendo delle cose che hanno detto meglio altre persone prima. Gaetano ha scritto questo libro e si giustifica perché ha inserito nel libro tutto quel lavoro di ricerca, di aneddoti, di curiosità, di modo originale, di parlare di cose che la storiografia tratta diversamente. E quindi noi troveremo nel libro di Gaetano delle cose che sono semplici, piacevoli da leggere, perché ci sono, badate, dei libri che possono essere letti, dei libri che invece vanno studiati e dei libri che vanno affrontati perché bisogna demolirli, perché bisogna sgretolarli. Questo libro, che non è un romanzo, ma è come se lo fosse, è uno di quei libri che può essere letto per il piacere di scorrerlo così, senza inciampi. Alla fine della lettura mi viene quasi la voglia di dire: tutto sommato mi è sembrato così semplice leggerlo, così piacevole, che lo devo rileggere, perché è importante rileggerlo per capire alcune cose che fanno parte di una costruzione così lineare che può addirittura scivolarci dalle mani, dalla mente. E quindi badate bene, Gaetano scrive in maniera semplice, condisce con degli aneddoti particolari, con dei riferimenti forti le tesi che egli sostiene, però dovete metterci un po' di attenzione per fissare le cose, perché se non ci mettete l'attenzione, la piacevolezza della lettura è come un romanzo, alla fine vi resta la storia, la trama. Di che cosa? Del fatto che esiste, che è esistito nella storia un uomo che è un eroe, come siamo abituati noi a vedere gli eroi dei fumetti, i Superman. Ebbene, questo Federico II effettivamente, visto in un'ottica particolare, può sembrare uno di quegli eroi, di quei supereroi che, riuscendo a superare le limitatezze della storia, i confini, le angustie di determinati ambiti operativi, si erge al di sopra di determinati aspetti. E quindi presentare l'importanza di Federico II da questo punto di vista vuole semplicemente essere per noi un riferimento, un esempio a cui guardare. Nonostante appartenga 800 anni fa questa figura di imperatore, di re, Gaetano ce lo presenta come un riferimento, come un esempio a cui guardare per poter apprezzare la cultura, per poter avere rapporti e relazioni con gli altri e per poter anche immaginare come governare. Quindi è un riferimento sia all'uomo semplice che vuole comportarsi in maniera generosa con i propri simili, è un riferimento sia ai governanti per capire come bisogna governare, ed è un riferimento anche a coloro che studiano per capire ancora una volta, se magari fosse sfuggito, che la cultura è uno di quegli elementi, di quei momenti così costruttivi nel nostro modo di essere, di fare, che non ne possiamo fare a meno. Quindi questo libro è rivolto a questa triplice possibilità di essere operativi, governare, relazionare e studiare. Federico II, quello abbiamo conosciuto sui libri di storia in maniera molto veloce, Gaetano invece ce lo presenta come una figura che può essere un esempio a cui guardare con un po' di attenzione, con i condimenti che lui è capace di fare. Quindi perché leggere questo libro? Perché si può leggere facilmente. E come lo ha impostato Gaetano per non renderlo pedante, per non essere un libro di storia? Lo ha impostato costruendolo per tavole, tavole federiciane. Che cosa sono queste tavole? Sono dei paragrafi, sono dei piccoli temi, degli argomenti semplici. Addirittura alcune tavole sono una pagina. E sono per esempio la domanda che Federico II ha rivolto al suo mentore, oppure all'uomo di scienza che aveva di fronte a sé, e gli ha chiesto: spiegami per quale motivo noi abbiamo la terra che sta sotto e il cielo che sta sopra, per esempio. Ecco, una di queste domande è una delle tavole del libro. Quindi quante sono le tavole? Sono 32, quasi come se avesse voluto per ogni nostro dente costruire una tavola. Però per badare, sono semplicemente dei paragrafi. Ci sono anche delle tavole in bianco in questo libro, che possono essere quelle tavole nelle quali noi stessi dobbiamo costruire le domande che ci dobbiamo porre per poter vivere meglio e per capire di più le cose che ci circondano. Quindi se Gaetano ha costruito il libro in tavole,
Io posso attirare la vostra attenzione solo su quelle che sono le prime tavole che fanno parte della seconda e della terza parte del libro. Qual è la cosa che Gaetano riesce a trasferirci con molto piacere? È quella di dimostrare come questo eroe della conoscenza, del buon governo, possa essere stato bistrattato e recuperato poi nei momenti storici. E questo lo fa nella prima parte, quando presenta le ragioni per cui è nata questa Accademia Meridionale, che vuole rafforzare la presenza e la memoria di Federico II. Lo fa sostenendo che il buon governo di Federico II è stato costruito sia sulla necessità di mantenere la pace e la giustizia tra i sudditi, ma anche a costo di aprire dei conflitti con il papato. Questi elementi di conflittualità con la Chiesa all'epoca erano una cosa forte, erano una cosa coraggiosissima, tanto è vero che poi lui ha avuto anche delle scomuniche da parte dei papi regnanti all'epoca. E quindi, nonostante ci fosse da parte sua una difficoltà a poter imporre il suo modo di vedere, il suo modo di governare, perché c'erano delle conflittualità continue, sottostanti, con i nobili, con la nobiltà dell'epoca, con i feudatari e con il papato, lui ha seguito sempre dritto per la sua strada il modo con cui voleva governare, ed essere un uomo aperto, essere un uomo che tollerava l'intercultura. Federico II parlava molte lingue, si amava a contornarsi di artisti, di uomini di culture diverse, dai musulmani agli ebrei, ai cattolici, nordici, settentrionali, non aveva limiti in quello che poteva essere il congiunto di culture e di razze che secondo lui potevano costituire una società virtualmente perfetta, improntata alla pace. E se era questo il messaggio forte di Federico II, Gaetano, in una delle sue tavole, ce lo va a recuperare attraverso i secoli che hanno visto Federico II ora cadere in disgrazia, ora essere recuperato. E quindi fa riferimento a quanti studiosi hanno saputo recuperare già nel 600, su Monte tra questi, oppure nel 700, la figura di Federico II. E quindi Gaetano, come vedete, è andato alla ricerca di quelle persone che nel mondo della cultura hanno saputo sottolineare l'importanza di Federico II, e lo ha fatto andando a scovarli nel 600, nel 700. Quindi ha costruito storicamente il recupero di questa figura così importante, fino ad arrivare alla citazione di Nietzsche, il filosofo per eccellenza controcorrente. È un filosofo come Nietzsche, che aveva distrutto tutto quello che c'era da distruggere per dire che la cultura era al servizio del potere, e che noi non dovevamo essere così ciechi di fronte a quella che era invece la verità che ci veniva da una cultura primordiale, prima che il cristianesimo, prima che l'assolutismo prendessero piede. Allora Nietzsche è riuscito a individuare in Federico II, che guardate bene era un re, era un imperatore, ed era colui al quale un filosofo come Nietzsche non avrebbe guardato con simpatia, se non fosse stato invece uno di quei re, uno di quegli imperatori capaci di farsi apprezzare, squarciando i secoli, per la sua lungimiranza, per la sua capacità di essere giurista, di essere poeta, letterato, di essere cacciatore, di essere sperimentatore. Ha scritto anche dei libri in maniera così diversa rispetto all'epoca nella quale scriveva, con il gusto e la cifra del ricercatore che appartiene allo scienziato attuale. Quindi tutti questi elementi raccolti nel giudizio di Nietzsche, Gaetano dove li va a porre? Alla fine di questa tavola, in cui dice, con le parole di Nietzsche, che con il nostro imperatore o re di Sicilia, che cosa è successo? Si è semplicemente accesa una luce per l'umanità che ancora arde nei secoli. Ritengo che questo tema di Federico II, che Gaetano già trattato nel suo intervento, io lo ricordo nei vari venerdì letterari che ci sono stati qui ad Albanella, è un tema che appassiona, ha toccato
anche l'Italia meridionale, le nostre terre, quindi io sono ansioso di vedere il lavoro di Gaetano e sono sicuro che sarà una pietra miliare nella storia di recupero della tradizione federiciana nella nostra terra in provincia di Salerno. Non dico altro perché ripeterei inutilmente, forse neanche afferrando il senso di quanto hanno espresso gli oratori, gli amici che mi hanno preceduto. Se poi terremo un altro incontro, letto il libro, cercherò di esprimere un mio parere. Lo possiamo organizzare. Faccio i miei migliori auguri a Gaetano. Ringrazio anche sempre della sua attenzione per i problemi della cultura il sindaco di Albanella, mio caro amico che stimo molto, e ritengo che, ed è l'ultima cosa che dico, che questi venerdì letterari sono una piccola perla nella sonnolenza del nostro territorio, perché portano avanti un discorso culturale che noi non dobbiamo cercare di appannare, né di dimenticare, né di tenere in lontano. Quindi questa esperienza ritengo sia una delle pagine positive dell'impegno della cultura ufficiale in questo ambito della provincia di Salerno. Quindi tanti auguri a Gaetano e auguri a tutti voi per Natale, buone feste e poi ci vedremo un altro. Allora, andiamo alle conclusioni. Io due temi voglio porre a Gaetano Vic, ma sono leggeri, quindi non mi preoccupare. Poi Gaetano scrive benissimo, parla ancora meglio, quindi ascoltarlo sarà sicuramente un piacere, come sapete tutti quanti voi, perché penso che tutti quanti voi siete ex allievi, amici, conoscete bene il personaggio. Il primo è questo fatto del rapporto con 1799, che è anche testimoniato dal Martino di Manfredi, Corradino voglio dire, che viene giustiziato a Piazza Mercato. A Piazza Mercato a Napoli vengono anche giustiziati i patrioti della Repubblica Partenopea. Secondo è più sull'aneddotica di raccontare la vicenda di Palermo, quando tu vai a visitare i santuari per 10 anni, e fai questo incontro di questo turista che come una specie di personaggio quasi immaginario ti conduce con questa rosa rossa nei luoghi dove devi andare. La parola che te lo dico, dopodiché ti tirate alle cose. Io veramente guardato questa sera appunto. Abbiamo tenuto tante riunioni, tante... Non si sente che è un microfono. Dicevo che... Un altro microfono. Quello del sindaco, chissà perché. Se ti stavo dicendo, scusate se non posso... Che effettivamente abbiamo partecipato da relatore, da coordinatore, da presidente a tantissimi incontri nel nostro paese e anche fuori, però questa sera veramente, guardate, sono davvero emozionato e commosso perché sento davvero l'affetto, il calore, non lo so, no, se no, voi... Questa sera siete venuti qui per onorare e partecipare a questa serata appunto nella quale presento questa mia prima opera su Federico II. Veramente, guardate, è una serata di letizia piena, avrebbe detto San Francesco questa sera, e la sento dentro e mi riempie davvero di tanto affetto, ma anche di tanta voglia di continuare, perché credo che effettivamente solo e solamente attraverso la cultura, l'amore per la conoscenza, come Federico ci ha insegnato e che io ho voluto riportare proprio in caratteri cubitali in questo libro,
scrive, quando lui scrive ai dottori dell'Università di Bologna dicendo che non sopporterebbe, al di là di quelli che sono gli incarichi familiari, no? Che il governo, diciamo, di un impero, di un regno gli imponeva, dice quel poco tempo che ci rimane di trascorrerlo nell'ozio, preferiamo dedicarlo alla lettura e alla lettura e alla conoscenza, perché questo solamente può rendere una vita degna di essere vissuta. Ed è proprio questo motivo profondo, quest'anima, diciamo così, di Federico, che mi ha accompagnato in questi anni, non solo nella vita ma anche nella professione, che ho voluto, diciamo, in questo libro così documentare, come diceva il vicepresidente prima, mettendo nero su bianco, perché veramente dico e vi dico, amici, siamo amici, ci conosciamo tutti, abbiamo tutti quanti, diciamo, anche per diverse misure e diverse posizioni concorso, no? A rendere migliore questa nostra terra, a coltivare la memoria, l'identità, l'appartenenza. Quello che veramente può cambiare le cose e renderle migliore è la conoscenza. E non dobbiamo sopportare di trascorrere il nostro tempo nell'ozio. Dobbiamo fare delle scelte, dedicarci a quello che ci appartiene, a quelle che sono le nostre radici, perché vedete, il presente è questo che noi vediamo, ma il presente, come il futuro, ha bisogno del passato. Cioè un albero senza radici profonde non sopporterebbe la siccità dell'estate o la siccità della crisi, per fare una metafora un pochino, diciamo così, nostra contemporanea. E allora c'è bisogno sempre di scendere, di andare a cercare, lo diceva prima anche Aldo, lo ha detto anche Bartolo, no? Di andare a cercare nelle radici di questa nostra storia, di questa nostra amata terra meridionale, che ha dato tanto non solo a noi ma al mondo. Abbiamo qui in questa nostra terra visto crescere la filosofia, ma non solo la filosofia, abbiamo visto crescere l'arte, abbiamo visto crescere tutto quello che oggi è la struttura portante della nostra civiltà occidentale. Cioè quei valori ai quali noi guardiamo, la giustizia, la libertà, la democrazia, sono nati qui. E noi ci dovremmo sentire responsabili di tutto questo e far sì che tutto questo veramente possa essere perpetuato attraverso di noi, attraverso i nostri gesti e attraverso i nostri impegni. Io qui vedo tanti amici, sbaglierei e sicuramente dimenticherei se dovessi citarne qualcuno, che so quando mettono, diciamo, nel impegnarsi nel portare avanti discorsi che talvolta sono difficili, perché la politica, per quanto, diciamo, talvolta si presenti pronta e sempre disposta, poi quando è il momento di parlare di cultura ci sono sempre le difficoltà maggiori, e dove è che si taglia quasi sempre la cultura, e perché? Che la cultura sembra non produrre effetti, sembra che quell'investimento, quell'intervento lì non dia sull'immediato, diciamo, dei risultati positivi, e invece noi sappiamo che è lì che dovremmo agire. E allora ecco la scuola, prima Bartolo parlava della scuola, parlava dei suoi allievi, ecco, io credo che la scuola debba essere l'anima della politica, l'anima, diciamo, di un popolo si riconosce nella scuola, quando la scuola funziona i nostri figli a scuola apprendono e sono motivati perché nella scuola sanno di poter cambiare anche il loro destino, bene, allora noi sappiamo che stiamo costruendo una società migliore. E mi rivolgo ai politici che sono qui stasera, io ringrazio davvero Mario, non so, dicevo Gaetano, l'onorevole Gaetano Fasolino e altri che forse sicuramente dimenticherò, oltre naturalmente al sindaco di Albanella, va bene? Ecco, questo, di impegnarci in questo discorso, perché solo questo probabilmente, lo diceva già Federico, secondo 1224, pensate, 1224, 50 anni prima che venisse fondata l'Università di Cambridge e ancora prima di quella di Oxford e altri, cosa fa? Fonda l'Università di Napoli, una prima università laica e statale, perché le università di quel tempo erano delle confraternite, diciamo così, controllate da quelle che erano delle associazioni religiose. Pensate che i professori, i maestri dell'università di allora, Bologna era una delle più famose, ma insieme a Padova ed altre, dovevano la mattina, prima di tenere la lezione ai propri allievi, ai propri discepoli, andare a messa, perché era obbligatorio, va bene, quella ritualità, diciamo, quella partecipazione e quella condivisione
come devo dire, così plateale di quella che era la religione che regnava in quella università. Ecco, Federico, forse anche per questo lo diceva prima Aldo, ebbe contrasti grossi con la Chiesa. Lui volle un'università laica e statale, dove si potessero veramente, diciamo, così impegnare, inseguire, studiare quelli che erano, diciamo, i testi filosofici del tempo, a partire da quelli aristotelici, platonici, ma soprattutto la cultura araba. Vedete, Federico in quegli anni lì ebbe una visione assolutamente lungimirante e avanguardista, lo diceva prima Aldo quando citava dei nostri storici del 6-700, l'illuminismo. Bene, gli illuministi avevano intravisto e toccato quello che era stato il senso del governo di Federico quando lui aveva ispirato la sua opera solo e solamente alla tolleranza. Cioè, tolleranza significava riconoscere, amare, promuovere, valorizzare la propria identità, ma capire anche che esistono altrettante identità. E in queste altrettante identità c'è da coltivare insieme, vabbè, queste diverse identità per farne una ricchezza, per far sì che il confronto, la dialettica, talvolta anche lo scontro, possa portarci a crescere sempre di più e a organizzare quel mondo migliore a cui appunto facevamo riferimento prima, a una università nella quale chi non aveva mezzi per legge, l'atto costitutivo dell'Università di Napoli lo diceva, chi anche non aveva mezzi ma aveva capacità e voglia di studiare doveva essere mantenuto dallo Stato. Perché? Perché Federico aveva capito che solo nella giustizia e nelle leggi e nella burocrazia, che oggi effettivamente forse è diventata troppo pesante, perché qualcuno dice che la burocrazia oramai è diventata una scienza che alimenta se stessa, per cui alla fine veramente non ne usciamo, ma in quegli anni lì, a fronte di quelli che hanno i soprusi e i privilegi delle classi feudatarie di quegli anni, creare un organismo, un apparato statale attraverso il quale governare la giustizia e far conoscere le leggi di Federico era assolutamente rivoluzionario. Era un modo, diciamo così, moderno. Ecco perché Federico Nietzsche, il grande filosofo che non amava, ripeto, assolutamente certe situazioni, ebbe a dire di Nietzsche che era forse il fuoco che ancora ardeva, va bene, all'interno di questa nostra civiltà occidentale, che poteva ancora illuminare tanti cammini e tante mete ancora da raggiungere. Federico fu talmente tollerante che lui volle, per decreto, ripeto, per leggi, va bene, che le sue città fossero aperte non solo agli arabi ma anche agli ebrei. Ecco perché io mi sono permesso provocatoriamente nel libro, in una delle tavole, dopo aver dichiarato attraverso le parole che altri storici molto più importanti, diciamo, e altri di me hanno voluto confermare, mi è piaciuto mettere questa parola: Federico II giusto tra le nazioni. E forse voi avrete già capito a cosa voglio fare riferimento, no? A quel titolo onorifico che gli ebrei, gli israeliani ancora oggi, va bene, assegnano a chi? A coloro i quali hanno salvato in una situazione difficile, quale fu la seconda guerra mondiale, anche prima, una sola persona giusto tra le nazioni. Cioè vuol dire una persona che della vita umana, della dignità umana, ne ha fatto solo e solamente un valore assoluto. Ecco, Federico fece questo. Lui si circondava di una classe, diciamo, di intellettuali, era più diversa, variopinta, cosmopolita, multiforme. Ci sono maestri ebrei che hanno tradotto opere importantissime, va bene, dall'arabo in latino, così come ci sono stati saggi e filosofi arabi. Un'altra cosa bella che mi è piaciuta, la scuola di vita serenità. Sì, un altro filosofo arabo, certo, Jalaluddin si chiama, che nel XIII secolo era filosofo e mistico. Va bene, ha scritto una frase bellissima che, ripeto, perché poi quando leggerete il libro troverete che spesso le mie riflessioni sono anticipate, se così possiamo dire, da queste frasi, da queste riflessioni, diciamo, da questi pensieri veramente sintetici, forti, nei quali noi raccogliamo talvolta quella stilla, va bene, di saggezza a cui dovremmo abituarci tutti quanti. E dice così, dice: chiunque tu sia, va bene, pagano, infedele o cristiano, vieni, il nostro
lui parla, dice il nostro tempio, io ho messo tra virgolette il nostro libro, non è un luogo di disperazione. Dice, vieni, chiunque tu sia, e anche se 100 volte, va bene, hai tradito il tuo giuramento, vieni. Cioè, volendo dire che cosa? Che la cultura deve essere aperta, deve essere capace di accettare qualunque persona la quale alla fine abbia fatto tesoro dei suoi errori, se errori ci sono stati. E Federico questo fece, volle additare questa luce, questo fuoco, dire guardate, per costruire una società dobbiamo impostarci su questo, su questa estrema tolleranza. E in quei secoli in cui si organizzavano le crociate, voi sapete meglio di me, va bene, per andare a conquistare i luoghi santi oppure per affermare la propria idea assoluta, non so, della religione oppure di altre cose, ecco, dire tutto questo fu difficile da perseverare e da perpetrare, tanto che, come lo sappiamo, insomma, con la Chiesa ebbe uno scontro, diciamo così, che portò alla distruzione dell'uno e dell'altro potere, se così possiamo dire, sia del potere spirituale che del potere temporale. Ma Federico è nella storia veramente un faro importante. Sul nostro territorio Federico è stato un altro dei motivi che mi ha portato anche a scrivere, a raccogliere queste mie riflessioni, perché vedete, diceva bene Aldo, il mio non è un saggio storico in realtà, né è tanto meno una ricerca d'archivio, è piuttosto un omaggio che io ho voluto fare alla lungimiranza di questo personaggio che sul nostro territorio è purtroppo quasi, diciamo, condannato a una forma di damnatio memoria, cioè non è molto ben conosciuto, o se è conosciuto è conosciuto attraverso le croniche fino papali, va bene, che si sono trasmesse e segmentate nella nostra memoria storica, e fanno di Federico II il grande distruttore dei nostri paesi. In realtà non fu così, lo sappiamo, ma non lo dico io, lo dicono già gli storici del 500, del 600, del 700, perché dice basta solo una cosa per dimostrare che Federico non distrusse i nostri paesi dopo la famosa congiura di Capaccio del 1246, il fatto che Capaccio Vecchio in quegli anni era la sede della diocesi, se così possiamo dire, del territorio, e il vescovo Benvenuto, si chiamava così il vescovo del tempo in cui avvennero i fatti della congiura, questo vescovo non solo, ripeto, sopravvisse, se così possiamo dire, all'assedio, alla congiura e anche alla vendetta di Federico II, ma continuò ad amministrare la diocesi ancora per molti anni, e a farlo dove? Lì a Capaccio Vecchio, dove ancora oggi insiste la chiesa del Granato e c'era la città di Capaccio. Quindi il fatto che abbia continuato ancora, e i testi e i documenti di quegli anni dimostrano chiaramente che il vescovo Benvenuto continuò e ebbe anche un successore, un certo Abelardo si chiamava, va bene, e andò avanti ancora per molto tempo, e che quei paesi, come anche per esempio il Monte di Palma, da noi detta Albanella Vecchia, eccetera, intanto vennero abbandonati. Perché? Perché sopraggiunse alla morte di Federico, come chi ha un po' di dimestichezza con queste cose sa, una guerra tra aragonesi e angioini, e questa guerra fu talmente, diciamo, distruttiva per le nostre zone, che alla fine piano piano questi paesi dovettero essere abbandonati, perché, ripeto, la guerra portava a distruzione e soprattutto portò all'impaludamento, va bene, perché poi non vennero più mantenuti i nostri fiumi, diciamo, i nostri corsi d'acqua, eccetera, e quindi queste persone intorno alla fine del 1300 cominciarono ad essere abbandonate e si recarono anche a Capaccio, a Albanella, in altri paesi e così via. E dispiace che l'unica, io l'ho anche scritto nel libro, che l'unica testimonianza del passaggio di Federico importantissimo su questo nostro territorio, perché vedete, Federico II era nato, come avete sentito, ad Aiesi, il padre era il grande imperatore Enrico VI e la madre Costanza di Altavilla, quindi era di sangue tedesco, se così possiamo dire. Bene, lui volle farsi meridionale e amò moltissimo e soprattutto il regno di Sicilia, cioè la nostra terra meridionale, e qui lui impegnò il massimo delle sue forze. Pensate che in Germania ci andò giusto qualche anno per andare a rivendicare il titolo di imperatore, che come sappiamo in quegli anni era elettivo il titolo di imperatore, quindi c'era una famosa dieta che si riuniva e assegnava il titolo, ma in Germania rimase pochissimi anni e non ci tornò mai più.
ma sempre volle rimanere nella nostra terra. Fra tutte le regioni, quello che amava di più era la Puglia. Si faceva chiamare il Puera Puglia, cioè il figlio, il fanciullo della Puglia, quando la Puglia, attenzione, andava dal Tirreno all'Adriatico, cioè erano le nostre terre, perché qui lui trovava anche spazio per quella sua grande passione, che come sapete era l'arte della falconeria, quindi la caccia, eccetera. E qui lasciò segni importanti, pensate in Puglia, Castel del Mondo, oppure al Lago Pesola, a Melfi, dove nel 1231 pubblicò le famose costituzioni melfitane che, pensate, ancora nell'Ottocento, venivano utilizzate per quella che era stata la previgenza e la lungimiranza di quelle leggi. E allora dispiace che nel nostro territorio, dove effettivamente Federico II è stato e ha vissuto anche certo un momento difficile, quello della congiura, ma sia così, diciamo, dimenticato. E l'unica iscrizione o lapide che lo ricordi è quella che è conservata nella chiesa, nel santuario della Madonna del Granato, dove viene anche lì, ripeto, tacciato per distruttore, quando non lo fu. E allora ecco l'appello, diciamo, finale che personalmente posso fare, è questo, di ritornare su questo personaggio per far sì, va bene, che il suo amore per la conoscenza, che fu veramente inestinguibile, lui faceva domande a tutti, lo diceva prima a Bacco, anzi addirittura ci fu un saggio arabo che ebbe anche a rispondere con un certo fastidio alle domande di Federico II, che erano sempre, diciamo, più assillanti e stressanti sulle cose, perché lui era assetato, voleva conoscere, perché sapeva che solo attraverso la conoscenza era possibile assolvere a quel compito di governare, ripeto, la società, compito che lui riteneva gli fosse stato assegnato, così come al Papa, direttamente da Dio. E questa era una responsabilità che lui sentiva fortissima. Quando lui morì, il figlio Manfredi, ecco, lo, secondo, possiamo dire, per far sapere al mondo che era morto Federico II, usò queste parole. Disse: tramontato è il sole che illuminava la gente, tramontato è il sole della giustizia, tramontato è il vincitore della pace. Io penso che queste parole veramente raccolgono, diciamo così, quella che fu l'anima di Federico. E l'appello che io volevo fare è questo: proviamo tutti insieme a tornare alla nostra storia, ma non solo a quella di Federico, anche a quella della rivoluzione napoletana, dal Banello, da Rocca, perché qui noi troveremo la forza e la radice veramente per costruire un mondo.